let's go. Per tutti no che sono sì, per tutti i nostri no che sono stati sì, siamo tutti d'accordo a dire let's go. Siamo tutti d'accordo a dire let's terra go. Di nessuno, lo dico ai più distratti, è uscito 20 anni fa esatti, roba da matti. 20 anni di assalti, cioè che storia è, che cosa significa? E se stanno 20 anni sempre a guardare avanti, sempre andare avanti, 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 poi adesso abbiamo detto vabbè, aspetta un secondo, guardiamo un po' indietro, tutti questi 20 anni racchiudiamoli in un oggetto che sia possibile, in un CD, e quindi abbiamo pensato, riguardiamo un attimo Terra di Nessuno, abbiamo riascoltato bene, abbiamo detto che erano delle canzoni bellissime. Ancora attuali a sentirla adesso, però la produzione chiaramente sente il passo del tempo e allora abbiamo rifatto alcune canzoni di quel disco e con Bonno che l'ha risuonate, Aisuane abbiamo richiamato il nostro grande produttore di Banditi che ha fatto una canzone, poi abbiamo raccolto una 20 di canzoni nel secondo CD, un doppio CD dedicato soprattutto a chi ci sta conoscendo adesso, perché ha stati frontali alla fine a un pubblico proprio intergenerazionale che va dai bambini delle scuole elementari ormai ai nonni. In più c'è una chicca che sono stati masterizzati da Chris Sattens a New York, allo Sterling Studio, e sono usciti arricchiti pezzi musicalmente, suonano meglio. Let's go. Per tutti no che sono sì, let's go. Per tutti i nostri no che sono stati let's sì go. Siamo tutti d'accordo a dire let's go. Siamo tutti d'accordo a dire è assalti che in qualche modo ispira i movimenti o sono i movimenti che ispirano assalti? Ma perché per me il discorso è che assalti non fa musica di denuncia, perché tanti dicono io faccio musica, fa la musica della denuncia. Assalti è movimento, cioè Assalti è dentro il movimento, Assalti fa la musica della lotta, sta dentro il movimento, assorbe le parole del movimento, dà le parole al movimento e quindi è una cosa continua. Penso che la forza di Assalti è stata quella di essere un gruppo aperto, per cui forse saremmo un gruppo chiuso, saremmo già finiti da tanti anni. Invece il fatto di essere stato un gruppo aperto mi ha permesso di avere energia continua da parte di tantissime persone che sono entrate. Penso che anche questo è quello che dovrebbero cercare di fare tutti quanti, essere sempre aperti, anche se poi è chiaro che questo pone anche dei limiti, perché chi entra porta delle cose nuove che mettono in discussione, bisogna essere pronti a mettersi anche in discussione. Però il fatto che per tanti anni sono entrati tanti rapper è stata veramente una famiglia. Se penso a tutti quelli che ci sono stati, a tutti quelli della prima ora, a Luix, che voglio citare adesso, che spero che con questo disco, ad esempio, c'è sta il pezzo di S1 che è Assalto Frontale, che riprende la voce di Luix e la rimette in primo piano. Un rapper come Luix è distrattato dal genere come quello di adesso, che va tutto in classifica, modaiolo. Se penso appunto a quali artisti ha avuto l'underground rap in Italia negli anni 90 e quale purtroppo adesso in questo momento viene quasi a essere. Adesso che guardo attraverso questi anni sento quanto ci sono dentro, così forte sento a quale parte appartengo, giorno dopo giorno perso il conto del tempo, non posso fermarmi, mi urlo di andare avanti. Assalti compie 20 anni e lo fa Zan. Perché non è importante il luogo fisico, è importante le persone che ci stanno, è importante l'idea che ci sta, perché è portata avanti da tanti anni, che noi riconosciamo qua dentro come quella che iniziò tantissimi anni fa con un cavallo. Per tutti no che sono sì, per tutti i nostri no che sono stati sì. Quali sono questi no e quali sono questi sì? Per primo l'ottavo. Io dicessi sto posto. Poi vogliamo dire no muos, perché nessuno sa che è il muos. Ma il muos è un sistema di comunicazione militare che stanno impiantando gli Stati Uniti. 4 posti nella terra, di cui uno è in Sicilia, a Niscemi,
e siamo stati la settimana scorsa, ci stanno i comitati che si stanno formando dall'estate scorsa, che stanno puntando in tutta la Sicilia e noi vogliamo portarli in tutta l'Italia. No alla riforma della Gelmini, che ancora paghiamo tutti quanti nella scuola pubblica. Insomma, sono tutti no alla devastazione, no al neoliberismo, no al capitalismo, che sono sì invece alla natura, sì alla cultura, sì alla scuola pubblica, sì alla democrazia, sì alla partecipazione, sì a un mondo autonomo e alternativo come quello di Mazzara. Let's go! Let's go!